Buonasera e benvenuti alla nostra diretta mensile con il dottor Pinelli, il nostro box Pinelli. Allora, siamo qui con voi, abbiamo un ospite, abbiamo soprattutto il nostro protagonista, il dottor Pinelli, Buonasera. che ha scelto, buonasera dottore, ha scelto un titolo molto accattivante, L'evoluzione della medicina, il cambiamento. Sì, esatto. Allora, per me è la terza serata consecutiva, la terza trasmissione che faccio con medici estremamente interessanti. Uno era il responsabile del metodo Cusmin, il Sì, secondo il dottor Di Bella da Bologna, come la nostra grazie. ospite, e il terzo il nostro dottor Pinelli, oftalmologo di fama internazionale, e tutti e tre si sono interrogati sul nuovo ruolo della medicina. Mi interessa molto Interessante questo, questa eh? cosa. È interessante perché vuol dire che avete sentito tutti e tre, siete dei medici molto particolari, l'esigenza di porvi questo Bello. quesito, di andare a scavare un po' nella relazione medico-paziente. Molto Lo attuale, trovo il tema, meraviglioso. molto Lo attuale. trovo meraviglioso quello che dice. Innanzitutto, buonasera a tutti gli ascoltatori, a voi. Mi fa molto piacere questa associazione che ha fatto. Perché non ci siamo sentiti, cioè noi ci conosciamo a distanza, forse abbiamo avuto un entanglement mentale, abbiamo sentito Vede? l'esigenza di dire le stesse cose nello stesso periodo. E effettivamente qualcosa sta succedendo e piano piano si diffonderà. Bene. Il medico sta tornando probabilmente alla sua funzione un po' di missione, anche un pochettino magica, sacerdotale o anche umana, laddove oggi si parla solo di specialità separate. Benissimo, questo argomento non lo affronteremo, lo Sì, scaveremo nella seconda parte perché esatto, abbiamo scelto di dedicare il nostro avvio di sì. trasmissione a una testimonianza molto molto interessante perché interessante lei è a sua volta un personaggio, questa signora che arriva da San Giovanni in Persiceto, quindi dal Esatto, bolognese, esatto. ecco, però originaria di Ruvo, Sì, di Ruvo di Puglia, Puglia. Bari, sono barese doc, ma ormai è una vita, sono stata adottata da Bologna e bello perché mi piace. Bene, possiamo dire Meraviglioso. paziente operata o trattata, se proprio vogliamo essere Trattata più precisi, dal e dottor Pinelli. Di esatto. lei leggo nella scheda che è operaia metalmeccanica, Esatto. ha due figli. Luca e Valentina. Che Maschio e una sarebbe più femmina. corretto Valentina perché la Beh, grande 30 anni e Luca 17. complimenti, che eh? Due figli già meraviglia, ma che grandi, sì. bello. Bene, bene. E mi piace molto scoprire che ama la lettura, lo yoga e la meditazione. Paziente ideale per lei, Sì, vero dottor Pinelli? per me è stata una scoperta. Benissimo. Allora, completiamo. Antonia è stata visitata il 25 aprile di Esatto. quest'anno, del 2019, e presentava alla visita 3 problemi abbastanza Noiosi. consistenti, perché poi incrociati l'uno con l'altro, l'ipermetropia, l'astigmatismo e la presbiopia, che quello abbiamo detto essere un difetto democratico, perché ci colpisce proprio tutti, Sì, ricchi e poveri, sì. alla soglia di una certa età, che non è detto che sia un'età avanzata, purtroppo. Infatti a 40 anni ho Vede? cominciato ad avere questo problema e ricordo che la prima cosa che mi hanno detto, sei vecchia, è roba da vecchiaia, No, no, non testuali va parole. d'accordo con la nostra Testuali concezione. parole, ah, è con Interessante. la vecchiaia. E Sì. io ricordo che ho guardato questo medico e ho pensato, bene, a 40 anni sono già vecchia. Ok, e cosa posso fare? Paio di occhiali. E ho cominciato, che poi al dottore non ricordavo più, avevo proprio rimosso, ma è tanto che porto gli occhiali, 15 anni, Sì. molto, perché ho Ricordo. 53 anni, non ho problemi a dirlo, quindi è Sì. tanto tempo che ho questi occhiali. E mi hanno cambiato la vita, mi Però hanno cambiato totalmente la vita perché come vivere, io credo che la gente che porta gli occhiali vive come un anziano, con una visione diversa della vita, come se sei verso il tramonto, perché per me l'occhio è la porta dell'anima e se la visione non è diretta, non è piena, tu vivi a metà. Cioè io sto guardando lei e onestamente ha dei colori pazzeschi. Sgargia, lei è bellissima. Io fino a una settimana fa l'avrei vista a metà. È come se vedi un bellissimo, entri in un teatro e ascolti della musica o degli attori con Sì,
qualche il palcoscenico chiuso che ti vela, sì, tu ascolti, ma non vedi. Io sono incantato, e scusami se ti interrompo, ma in realtà è una condivisione, cioè voglio proprio entrare in quello che stai dicendo e condividerlo anche con la signora. Allora, io sono molto contento, e non è una frase fatta, ma proprio emotivamente, di avere qui questo essere umano incredibile, perché si fa il tema della trasmissione, ovvero la medicina è andata oltre l'occhio, ha usato il portale Occhio, che noi sosteniamo da tanto tempo, e abbiamo fatto delle lotte tra virgolette insieme, e è stata bellissima questa avventura, ancora sta andando avanti, e quindi lei rappresenta coloro che ci stanno ascoltando, con occhiali, senza occhiali, molti con occhiali, con più difetti, eccetera. Però il salto quantico, secondo me, è quello emotivo, ovvero è successo qualcos'altro che io ho sempre sostenuto e ho pubblicato sul libro, poi ne parleremo anche del prossimo in autunno, perché ci saranno altre cose, e sarà l'evoluzione. Ecco, però stiamo veramente, abbiamo fatto un salto. Rimuovere questa protesi in realtà non è l'unica cosa che abbiamo fatto. No. Ecco, e qui forse tu sei la persona ideale, sì, per poterlo spiegare. Se me lo permettete, io vorrei che la gente che sta, perché io sono una persona qualunque, dalla porta accanto, sono un'operaio metalmeccanica, e vorrei che la gente capisse una cosa importante. Io, da profana, la prima cosa che ho pensato, un mio grande amico mi ha detto: va da Pinelli, cioè non puoi vivere così. Io sono sincero, ho detto: io da Pinelli, quello a malapena mi aprirà la porta, persone internazionali, gente di un certo livello. Al che ho detto: ok, chiamo, così la pianti di stressare, chiamo e vediamo cosa succede. E questa meraviglia di collaboratrice che ha mi dice: sì, non si preoccupi, venga qui, Pinelli è un cuore grande per gli italiani, venga. Ho detto: beh, ci facciamo una vacanza. Ma la cosa incredibile è che slittava, al che dico alla Paola: scusi, non sa da fa, io ci ho provato. E lei mi dice: le va bene il 25 aprile? Io sono una che collega molto le... Nulla succede per caso. Ho detto: wow, il 25 aprile la liberazione. Sì, perché vada. La liberazione per voi, da noi si lavora, va. Invece in Svizzera. Infatti stavo dicendo: ma non è festivo il 25 aprile? La cosa fantastica è che quella gente capisca che chiunque, dall'operaio al dipendente, al farmacista, chiunque può andare da Pinelli, che è un sogno accessibile, perché quest'uomo, secondo me, non lo fa per lavoro, lo fa per passione. È grande questa cosa. Io la prima cosa che gli ho detto: dottore, lei ha veramente centrato la sua missione di vita, perché lei trasporta la gente dal buio alla luce. E gli occhi, almeno per me, sono la parte più importante del mio corpo. Io ricordo che la Paola, la signora, la sua collaboratrice, mi ha detto: perché viene qua? Io ho detto: guardi, quando lei mi incontra capirà, io sono i miei occhi. Posso fare a meno di tante cose, io ho bisogno dei miei, io parlo con i miei occhi. Non è importante la mia voce, sono importanti i miei occhi. E da lì è partita questa avventura meravigliosa. Che bello davvero. E quindi è recentissimo. È recentissima, sì, una, sì. Settimana. Sì, sì. Una settimana. Sì, sì. Quindi posso testimoniare, io sono fresco. Poi in questa fase, tra l'altro, in cui io sono in piena trasformazione, continua anche personale e emotiva, perché ad esempio sono arrivato da poco, dopo una giornata molto intensa, e felicissimo, apparentemente stanco, in realtà poi io mi riprendo, ho 7 vite, sono come i gatti, spero, e quindi poi perché da sì, lo so, mi conosco, però ecco, voglio dire, e quindi il tempo di uscire da là e arrivare qua. Però ecco, da noi arrivano tutti. Ecco, tutti significa, a livello di categorie sociali a volte, e questo è un punto che vorrei sottolineare, erroneo. Tutti, stamattina abbiamo fatto dei famosi VIP, considerati VIP irraggiungibili, che arrivano da soli, eccetera. Ecco, in realtà per me VIP, e con l'affetto che ho per le persone di stamattina, con le quali il mondo, per le quali il mondo parla di VIP irraggiungibili, no, il VIP siamo tutti. Tutti siamo very important person, nel momento in cui diventiamo più noi stessi, grazie a un rapporto energetico umano, e noi abbiamo scelto la luce in questo. Ecco, e poi ci sono dei cambi dentro di noi. Per esempio, ultimamente sono molto più legato anche alla parte affettiva del mio rapporto con le persone e i pazienti, e la stima e la reputazione professionale internazionale mi interessa meno,
Molto meno. È veramente. Quindi si sta allontanando dall'immagine patinata che abbiamo conosciuto all'inizio. No, no, quella c'è. Quest'uomo intervistato, sì, e figgiato sulle riviste. Perché più, aumenteranno più gli inviti a riviste glamour e a occasioni, libri, case editoriali importanti. Sta aumentando esponenzialmente, però guardi, notiamo una cosa. Io sono qui da voi da anni e vorrei restarci in eterno, se è possibile, ci sto bene. No, è bellissimo. Ci sosterremo a vicenda. No, abbiamo bene, sempre fatto bene. Così. Però sì, ci sono interventi e intromissioni, a volte anche di glam. Ecco, non mi interessa quella cosa. Perché se tu hai una missione verso la gente, i VIP siamo noi. Sono tutti, sì. Lo trovo giusto, mi piace che questa puntata ci abbia dato l'occasione perché di toccare di nuovo questo tasto, sì, quindi di ritornarci, perché è importante, perché molti potrebbero pensare, no, va bene, sono metodiche esclusive, esatto, quindi riservate solo esatto. a una fetta di pubblico privilegiato, esatto. No, è per tutti, ma così dovrebbe essere, la esatto. buona medicina esatto. dovrebbe essere per tutti proprio. Esatto. E quindi direi di cogliere l'occasione, visto che avremo a disposizione Antonia solo in questa prima parte, certo. di farci raccontare un po' di sé, è bravissimo oltretutto a narrarsi, quello che lei cercava l'ha visto realizzato, poi ci racconti un po' punto per punto. Io sono punto, particolare, nel senso che vengo da 10 anni intensi, ho superato un terremoto, tante vicissitudini nella mia vita ed ero in un percorso di crescita personale. E a un certo punto mi si è posto il problema che vivevo a metà, era dovevo andare oltre, c'era qualcosa che mi fermava. E non era solo un problema estetico, cioè di dover portare gli occhiali? Avevo anzi occhiali anche di un certo livello, antiriflesso, anti con lenti di una marca importante che non sto a dire. Costosissimi oltretutto. Sì, erano anti tutto, anti mazza perché non vedevo, poi da vicino da lontano, però era una protesi, come dice il dottore. Comunque ne avevo un paio in salotto, un paio in camera da letto, uno nella borsa, guai se te li scordi, uno in macchina, uno in bagno. Praticamente sono tornata a casa, la prima cosa, un malloppone di occhiali, e a mio figlio ho detto, amore, cosa ci facciamo con questi adesso? Mio figlio ha una testolina tutta sua, beh mamma, li vendiamo su eBay. Ma che vuoi che se li compri? Ed è stato buffissimo. Però si può fare sia questo che anche donarli, sapete che infatti si possono donare, bello. Si fa anche un gesto generoso. Li donerò generoso. Perché c'è chi non se li può permettere, ma la magia è stata come sono arrivata io da quest'uomo. Ce lo vuole raccontare Antonia? Sì, lei mi ha conquistata per la sua umanità. Nel senso, quando sono entrata, è iniziato questo viaggio, questa magia, io arrivo a Lugano, all'alba ci siamo messi in macchina, siamo arrivati da lei, e quello che mi ha colpito, intanto questo posto che sembrava con questo colore dell'acqua dell'oceano, sì. e questo lago che uno, l'unica cosa che riuscivo a estrarre era wow. Quando sono venuta su da voi, sono sincera, la prima cosa che mi è passata per la mente, mi sento a casa. Sì. Le sue collaboratrici che ti mettono a tuo agio, perché comunque uno è in ansia, sì. impegnativo, quello sì. che uno viene a fare, trattasi di occhi, e uno penserebbe, eh beh, è un posto esclusivo, il minimo che possono fare è offrirti un caffè. No, offrono un caffè con un'empatia, con un calore. Con il cuore. Era come se mia mamma mi stesse offrendo il caffè. Io ricordo invece una cosa... Ed è incredibile. C'è una parentela. E io ricordo che poi io tendo anche personalmente a visitare così come sono. Cioè non ho divise particolari o cliché. Ricordo che dopo che parlò con Paola nella visita, il colloquio, abbiamo parlato anche di chi siamo, non sì. degli occhi. Io voglio... sapere che ho di fronte, sento anche la parte, non si può parlare di corpi sottili perché è un discorso difficile, però ecco, questa cosa che un domani sarà scienza, oggi è ancora all'inizio. E lei nell'uscire, che ha confermato una data, mi ricordo che ci siamo commossi, ha detto qui c'è stata un'emozione, è un cuore grande. No, le ho detto, dottore, lei è consapevole che qui sta avvenendo un grande miracolo? Io la vedo, gli ho detto, io la vedo, quindi corpi sottili, empatia, energie. Ecco, che si tratta del medico
quello vero, diciamo, quello che deve farlo per missione. Parliamo di 10.000 anni fa, Ippocrate, parliamo di Esculapio, parliamo dei Sinuè, ecco, parliamo dell'argomento anche dei due professionisti. Sì, che può essere il nostro, sì, cioè esatto. Che ovviamente questo medico che vogliamo riscoprire sì. Oggi deve, non dico curare anche l'anima, ma considerare che esiste perfetto. Anche un'anima in questa persona sì. Che ha di fronte. Bello, ed è vero sì. Che lei si è commossa, così mi hanno sì. Scritto, io, era io, molto molto commossa. Quando sono, a parte che lì dentro è stata una magia, ma quello che mi è rimasto proprio nel cuore, che quando la signora, siamo entrati con la signora Paolo nello studio e mi ha detto quando vuole affrontarla questa cosa, io ho detto... Lei quando è disponibile, il 3, vada per il 3 due giorni dopo. Sì, è molto raro per noi questo. Lo però, so che raro, ma era scritto secondo me. Ma Paola ha percepito con lei questo. E la cosa incredibile è quando sono rientrata per tornare alla macchina, ricordo in questo ascensore di vetro, sì. Io piangevo. Sì, anch'io. E mio figlio mi diceva, mamma perché piangi? E dicevo, ragazzi aspettate, non riesco a parlare. Ero consapevole che quella era l'ultima volta che io sarei stata quel tipo di persona, sì. Che stavo per fare un salto, sì. un salto quantico. Ecco, lei ha parlato di pianto, ultimamente accompagnato dai figli, quindi. Che sta succedendo anche a me con i pazienti. Veramente? Sì, sì. Cioè, si sta roba, cioè, io sentivo lei. Che era una roba nelle ultime che due mi settimane, cambiava la vita. Nelle ultime due settimane io ho un'empatia tale con loro che abbiamo dei pianti di condivisione. E io trovo per me uno step... avanti chilometri, anni luce rispetto solo a qualche anno fa. Parliamo un attimo del tipo di intervento. Sì, certo. Sì, stasera esatto. Tendo, chiamiamolo per comodità intervento, ecco. Normale, però cioè, in pensa. Realtà avete visto che tutto quello che noi presentiamo è no touch. Poi parleremo anche di cataratta questa sera. Certo. Però è lì le cose magari cambiano un pochino pur puntando sempre alla minore invasività. Però qui si parla di femtolasic lux e quindi di qualcosa di straordinario, credo una delle le cose migliori che si possa sì. Offrire oggi al paziente. Allora, com'è andata? È stato fantastico. È stato fatto? È stato fantastico. Ma lei come ci vedeva? Anche con questi occhiali? Guardi, io con ero una ribelle, nel senso che avevo questi occhiali, speso tanti soldi ma non li mettevo, perché era come se mi dicevano no, io non invecchio, non avete ragione voi. E quindi, come fa lei, mi sforzavo a guardare da vicino. Cioè, come faccio? Sì, le lotte, la imito, bella, le lotte. Questa, le lotte. Ci vedo ancora. Anch'io la stessa maniera. Che forte. però c'erano i momenti per firmare, però io mi rifiutavo di usare gli occhiali, solo che adesso li dovevo ricambiare, perché con questi occhiali, anche se non vedevo, cioè, la situazione era peggiorata. E quindi ho detto ok, io mi faccio questo regalo, ci provo, magari non va in porto, però come si dice, sempre meglio che provare, no? Meglio non... Sì, sì. E è arrivato il giorno dell'operazione, siamo arrivati, ricordo, pioveva, era una giornata stranissima, siamo arrivati a Lugano il giovedì sera, sì. Fortuna una stanza a fronte lago, e notte non è che abbia dormito tanto, l'emozione, mi sveglia la mattina, apro queste finestre su questo lago meraviglioso ed ero consapevole che io non vedevo l'ora di andare al centro. Arrivo al centro, no, io dovevo venire, io ero lì per lei, per questa cosa e immensa. E lì cosa è successo? Cosa hai visto? Come eravamo? Entro e tutti che erano dolcissimi, gentili, non ti preoccupare, va tutto bene. Io dicevo, io sono tranquillissimo, sono di una serenità incredibile. E a un certo punto mi chiamano e mi preparano. E queste ragazze che sono delle sue collaboratrici sono, io dico che sono le dita di una mano, si sono cercate, in un'altra vita si saranno messi d'accordo, perché sono in sintonia, si muovono come un balletto classico, non fanno rumore, cioè secondo me camminate sollevati da terra, siete in un'empatia tale. È la prima descrizione. Sì, così. Non disturbano. Lavoriamo tanto. Lavorate in sinergia, lavoriamo in una tanto tale. Sulla anche la benevolenza uno con l'altro. Sì, teniamo parecchio uno all'altro. Sono silenziosi ma presenti, quindi poltrona, mi trattano con dei fiori di Bach, mi preparano con cuffiette e scarpe, e questa la devo condividere perché è magia. E a un certo punto, mentre ero lì, entra una signora, una bellissima signora bionda, e nel giro di 5 minuti, è vero che il tempo si può fermare, alle volte uno dice un po' sì, perché non avrei potuto altrimenti raccontare la mia vita, soprattutto gli ultimi 10 anni, in quei 5 minuti. Sì.
E a un certo punto lei mi dice, posso abbracciare? Lei intanto entra e mi dice, io ho bisogno di conoscerla, lei come si chiama? Mi chiamo Antonia, ho detto che strano. E parliamo di qualsiasi cosa, del più e del meno, della mia vita, delle mie vicissitudini, in quello in cui crediamo. Poi hai saputo chi è? Cosa incredibile, mi dice, posso abbracciarti? Ho detto, va bene, che gentile, sì, che sta donna mi vorrà consolare, sarà una che li infila. Esce la dottoressa, l'altra ragazza viene e mi dice, ok, sei pronta, andiamo. Perché mi viene di chiedere, scusi, se una domanda, chi era la signora che è entrata? E lei mi dice, la moglie di Pinelli. Lì mi sono commossa, dottore, perché adesso gliela dico proprio pari. Ho pensato, oddio, le sincronicità, maschile e femminile. Io lascio la mia parte al femminile, che sì, è la moglie di Pinelli, sì, ed entro con Pinelli la nuova rinascita col maschile. Nostre, io dico sempre questo. Noi dentro abbiamo sia il maschile che, sì, il femminile. Sì, ma infatti le due pari, io dico sempre e io questo. Li ho messi lei, in armonia. Lei è psicoterapeuta. Ho lasciato il mio passato a sua moglie. A Lugano, in realtà è arrivata donna. È incredibile. Come donna da lei. Perché non me la sono cercata. No. Io lascio il mio dolore, le mie, tutto, via, il, tutto leggeri, nelle mani di questa donna. È come se mi sono tolta psicologia tipo la cipolla, visione, no? Sì. Degli strati di dosso. Sì, sì. E poi rinasco nelle mani di suo marito. E ho detto, no, non è un caso. No. Cioè, questa roba è folle. Sì. E sì, mi portano in sala operatoria. E poi lì le luci, tutto. Sala operatoria, sta? Penso, che strano, che tranquillità. È incredibile la sala operatoria del dottore. Vero, e cioè, tutto sembra che è una sala operatoria. Loro tutti preoccupati, salgo su questo lettino. E su questo lettino, loro sono attenti, ma su questo lettino è successa una magia. Loro erano preoccupatissimi, questa dottoressa che mi diceva ti tengo la mano, mi raccontava passo passo, non capivo una mazza di quello che diceva, ma la percepivo col non verbale. Caterina. E col non verbale Caterina mi diceva, stai tranquilla, ti sto proteggendo, ti racconterò ogni cosa. Sì. Ma io ero felice, sì, stavo bene. Ed è cominciato questo lavoro meraviglioso. E lì, dottore, nel momento in cui è partita sta roba, io ricordo luci rosse, verdi, sì, intense. Poi lui mi dice, adesso diventa buio. E invece era un buio con stelle colorate. Abbiamo fatto un viaggio cosmico, siamo andati, sì. Io gli ho detto, dottore, ho attraversato lo Stargate, sì, ma ha sparato nello siamo spazio. Andati, sì, siamo andati, ma in era, era come essere in Star c'è Trek. C'è un punto incredibile dove incredibile cambiamo la dimensione quantica e andiamo in mezzo ai fotoni, no, nel cosmo. Ho fatto un salto cosmico, sì, sì, ma quello che a me ha colpito, dottore, mi dispiace interromperla, in quel passaggio io ho percepito, c'era un'unione veramente magica di corpi, perché io sentivo, sì, la sua mente, sì, quest'uomo, quello che vorrei capire è che la gente capisse, lui si stava emozionando, io sentivo il suo pensiero, era emozionato davanti ai miei occhi, sì, era come un pittore, un artista, uno scultore che lavorava con la creta, era emozionato davanti ai miei occhi, sì, sì, sentivo questa felicità, questa gioia, lui parlava dei miei occhi come un quadro meraviglioso, sì, e io ho pensato, mio Dio, un medico che si commuove davanti a un lavoro, quanti milioni di persone ha operato, 26.000. Come se fosse la prima volta, ma anche stamattina lo stesso, questa cosa mi sto emozionando, è meraviglioso molto. Cioè io lo percepivo e loro preoccupati perché che avessi paura, perché è una bellezza, e poi sto imparando ancora molto dalla luce, dagli occhi ogni giorno. È una bellezza, no, cosmica, è un dono proprio, ecco quello. Meraviglioso, che... quest'uomo. E dopo? E dopo? Ecco. E dopo sono onesto, ho detto che barba, già finito, uff che noia, sei lì che lavava, puliva, e lì mi stavo innervosendo e mi vergognavo, ho detto, forza, passiamo all'altro. Perché ho detto, o sono esaltata, o le goccine che mi hanno dato, non è possibile che io abbia percepito questo, e invece no. Cioè non si sente, è incredibile. Ma il bagno di luce è stato bello, il bagno di riboflavina. Uno pensa che lì è doloroso, loro ti mettono questo affarino morbidissimo, ti aprono l'occhio, te lo addormentano con due goccine, il bagno di luce è una magia, è un viaggio nello spazio. Cioè sei consapevole, la cosa incredibile è che, questa gliela rubo, la gente in quel momento vive quello che lei ha vissuto in montagna, sei, sì, con te stesso, sì, è una comunione col tuo io, con la parte dentro di te. Il capitolo 3 del libro, sì, sì. E infatti ho detto, Dio, lui l'ha vissuto lì in montagna, questa emozione di solitudine.
le persone lo vivono lì, sì. Dopo quello, quella luce colorata, sì. Era come fuochi d'artificio. Io ho dovuto sacrificare una parte civilizzata di me. Cioè, per provare. Adesso nel prossimo libro, che sarà, uscirà in autunno, però si può anticipare un capitolo quando vorrà la signora di qui, ecco. Ho fatto 6 giorni, non 3, di immersione nel passato, come se io volevo vivere come 10.000 anni fa, cioè con nulla. E la luce e l'acqua esistono. Ma su quel lettino la gente cambia. Sì, sì. Perché quella luce, noi siamo fatti di miliardi di cellule, le cellule si muovono all'unisono, quella luce, quando ti arriva, la senti, si percepisce, sì, dentro, sì, si entra nel corpo, ti cambia, cioè senti proprio diversa la mente, il cuore, è come se si espande, cambi. Io la cosa che ricordo è che quando con grande dispiacere mi hanno detto abbiamo finito e ho messo i piedi giù da quel lettino, stavo uscendo, mi sono fermata un attimo, mi sono girata verso il letto poggiando le mani e ho detto wow, grazie. Era una persona diversa. Ecco, e la persona diversa, Antonia, che ha vissuto anche questa, diciamo, un'esperienza pazzesca, anche spirituale, se vogliamo. Intensa. Ma tornando invece al piano, diciamo, più materiale, come hai incominciato a vedere poi? Bene. Perché ricordiamoci che il primo approccio è stato per togliere gli occhiali, esatto. Giusto? Esatto, e la cosa che ti stupisce, io sono qui perché voglio vedere. E non ti aspetti che in 5 minuti tu metti i piedi giù da letto, esci da quella stanza e la prima cosa che ho notato è che i colori erano tutti intensi. Mi sono approcciata con la segretaria e ho detto wow, non perché io non l'avessi vista, era diversa. I colori nella stanza, le scrivanie, le persone come ti guardavano, era tutto diverso. Cioè lui tiene i piedi per terra, ti dice che ci vuole del tempo. È vero, sì. Si vede all'istante, si vede subito. Certo, cioè, che si vede subito, ma non te lo dico. E io dicevo, però mi sa che ha mentito, perché io ci vedo e non ci vedo lo anche dico, bene. Sì, perché voglio che sentirtelo dire. Sì. E sono andata in albergo a riposare perché... Perché doveva farlo, sì, Antonia. Ma sì, aveva, è stata una fatica energia. Stare su quel letto. Ah, con tutta onestà, l'unico disagio che si prova è un bruciore agli occhi. Tipo una volta che mi è capitato di spruzzare del limone in un occhio, si prova la stessa cosa. Sì. Cioè, bruciore agli occhi, gli occhi che lacrimano. Perché i fotoni, milioni di fotoni, sono comunque quanti di luce e hanno quindi una loro caratteristica fisica. Bellissimo. Cioè, ma, no, ma quindi dolore no, però no, eh. No, io sono una tifona, sì, sì. Garantito, chiunque mi conosce sa che il mio dentista quando ci vado mi deve tenere per i capelli e tirare su, se vado a fare gli esami del sangue mi devono, vogliono che vado con qualcuno perché svengo, cioè io sono la fifona doc, cioè, sì. Purtroppo. Però lì si è comportata bene, Antonia, sì. Molto bene, perché effettivamente l'esperienza è stata perché buona. Perché non ha, generalmente uno dice, bah, figurati, adesso intanto andiamo là dentro, vediamo cosa sei veramente, E mi ha stupito dentro, cioè gli occhi sono una parte delicata e importante e tu vai lì e non senti niente. È un portale, c'è molto amore. Poi mi dice, guarda, sentirai solo la spinta di questa roba. No, ho dovuto prendere, ma c'è un punto in cui prendo. Senti l'appoggio. Sì, ecco, prendo l'occhio e lo porto in un'altra dimensione. Cioè, devo pazzesco, prenderlo. Ma è uno touch, in realtà è una attrazione. Elettrostatica. È un'emozione pazzesca e la cosa incredibile è, io sono tornata a casa e tornando in autostrada era tutto, sembra una bambina che viaggiasse per la prima volta. Ragazzi, guarda, a parte una nuvola con la forma di cuore. Cioè, ho detto, guardate il cielo, era tutto amplificato. Ben voluta dal cielo, Antonia. Era tutto amplificato, i colori erano intensi, il colore del cielo, perché poi pioveva a dirotto, ma anche in casa, le cose che io guardo con abitudine erano diverse. Ma i suoi ragazzi? La cosa meravigliosa, quando al mattino mi sono alzata e ho guardato mio figlio in viso, i miei figli sono bellissimi. Ma l'ho guardato e ho pensato, Dio Luca, sei bellissimo. I lineamenti, perché lui ha 2 occhi come carboni. Io non li vedevo, cioè li vedevo attraverso un velo. Alla mattina ho tirato giù il sabato mattina mia figlia da letto, che aveva una commissione, e pensavo, perché lei è molto, molto composta. Mazza, quanto è bella sta Cina, l'ho fatta io. E sono piccole cose, e in posta era tutto diverso, e il giardino sotto casa mia. E io mi sono... È stato uno scoprire il mondo. Sì, io lo auguro a tutti. Cioè, io auguro, nel senso, sono alla metà,
entro nella seconda parte della mia vita, secondo me la più bella, sì, la più consapevole, sì, e lei mi ha ridonato lo sguardo di quando avevo 3 anni, 4 sì, anni. È una regressione all'infanzia. Questo sguardo da ragazzino. Magico, eh? Vero. È magico. Quando tutti abbiamo visto, sì, la maggior parte di noi ha visto il mondo proprio sotto, sì, un aspetto magico. Io non me lo ricordavo più com'era guardare così. È un'altra cosa. Quando vivi attraverso un velo, giudichi attraverso un velo, pensi attraverso quel velo, cambia il tuo modo di pensare. E non lo so se perché io sono una persona particolare, ma questi fotoni ti cambiano dentro, ti trasformano. Io sono un vulcano, però mi sono... Belice era già un terreno fertile, secondo me, eh? C'è una tranquillità, un coraggio, una centratura. Percepisco la vita in modo diverso, sì, però sono molto... Ho i piedi per terra, non sono una che si lascia andare alle cioè, non sono facilmente manovrabile, perché anzi, i miei figli dicono che sono tosta. Però io l'ho sperimentato su di me. Cioè, è lampante, non ci vogliono settimane. Se uno è presente a se stesso, come dice il famoso Brizzi, la famosa presenza, tu vedi, tu percepisci tutto. Hanno riequilibrato la tua natura, cioè hanno... Sì, hanno, mi sono ricentrata, esatto, in assetto. Hanno ripreso, perché lo sanno, sono intelligenti, ne abbiamo parlato. Ricentrata. Ecco, hanno ripreso, quindi da vulcano a volte che fa, va così, quando... Sì. Va quando serve. Ricentrata. Esatto. Comunque questo è un salto quantico, dottore. È stato bellissimo. Molto. Antonio, avevamo bisogno di questo entusiasmo iniziale, di questa energia. Auguro a tutti un atto d'amore verso se stessi. Le comunico che i suoi occhi brillano in una maniera, ma avranno notato anche i nostri telespettatori. Che i miei non hanno ancora. Ma tutta l'esperienza dei fotoni. Perché a proposito di Fifona ad hoc, io penso che una campionessa Fifona ce l'ha qui davanti, ma magari legata su quel lettino, ma ci arriverò un giorno anch'io, senz'altro. Si stupirà da sola che non mi serve. È piaciuto parlare non con serve. Lei tantissimo, spero che anche i nostri telespettatori, ma non ho dubbi, abbiano percepito la sincerità soprattutto, sì, sì, perché a volte si parla di testimonianze e sembrerebbe quasi che fossero tutte pilotate, sono testimonianze vere e lo sentite, no? Quando c'è, sì, sincerità, quando c'è davvero calore. Ah, guardi, io non sarei qui neanche se mi avessero legato con le cinghie, perché sono una persona che non amo apparire, sono quella che si mette ai corsi all'ultima fila. Ma mi stavo chiedendo mercoledì come posso ringraziare quest'uomo, in che modo, gli mando una mail, gli mando una lettera, e le sincronicità, mi chiama la Paola. Pensavo volesse sapere come stavo, invece mi dice: sai Antonio, avevamo pensato di farti venire a... Sì. Che bello, sì, bellissimo. Mi è venuto un infarto, ho detto, oh, io adoro quella donna, la vedrò di persona, la seguo da anni. Oh mio Dio, quella è roba. È una mozziana, sì, ci ha detto, sì, una ma voi siete seguiti, certo, da tanta, amati, sì, da tanta gente, sì, e in un momento come questo delicato, questo, lei sta facendo un grande lavoro a tutti, sì, noi, lei ci sta informando, e mai come in questo momento è importante conoscere. Dobbiamo prendere le nostre vite in mano, anche questo è il mio impegno, e prenderci la responsabilità, perché siamo in un caos, perché se ne parleremo avanti di tra qualche minuto dopo la questo pubblicità. Questo è un posto magico, ci dobbiamo salutare, me. È, sì, stato davvero bello, eccezionale, veramente bello, è una, sì, donna che ti dà una carica. Ho trovato il modo bene di ringraziare il dottore e di conoscere, sì, che per me è stato un piacere enorme. E adesso lei ci diamo anche un bacio, un caloroso abbraccio, i ragazzi che intanto sono che carini. Va in onda la pubblicità, ricordo ai nostri telespettatori che siamo in diretta direttissima 21:35 e 22 secondi al nostro orologio di studio, chiamate, ho già sentito squillare il telefono, sì, perché funziona così, voi parlate dei vostri problemi, dei vostri dubbi, come ha detto Antonia, sì, nessuna vergogna di qualsiasi argomento, cioè non state parlando con dei padri eterni, quindi siamo proprio persone semplici, chiamate, ci fate anche piacere. Antonia, grazie. E grazie a voi. Grazie davvero. Dio, dottore, che fatica, se la qua. Ci vediamo tra un paio di minuti. Grazie, gli abbracci. Davvero. Io mi posso togliere tutto sto papalino. Allora,
stato un piacere incontrare Antonia. Sì, davvero. E penso che lei avesse bisogno, perché vedo che è proprio in un momento della sua vita in cui più che la fama e il successo conta l'affetto, conta la gratitudine, la gratificazione dei suoi pazienti. E diamoglielo questo affetto al dottor Pinelli. Facciamo sentire con le telefonate quanto lo apprezziamo. Io vedo che di là anche le telefoniste stanno. Bene, bene. Ecco, io la ringrazio per questa introduzione. E secondo me è il tema della... Sì, infatti vorremmo riflettere un attimo. Vorrei avvisare i nostri telespettatori, vi mostreremo delle immagini, ritorneremo proprio sulle fasi salienti di questa metodica, di che cos'è la femtolasic lux, parleremo bene anche di tutti i difetti visivi, però consentiteci uno spazio di qualche minuto per riflettere su questa evoluzione della medicina, come abbiamo messo nel titolo, e questo cambiamento che tutti sentiamo come necessità. Vediamo il pensiero del dottor Pinelli, sì, al riguardo, insomma. La ringrazio perché è proprio, avevo bisogno io di una trasmissione del genere, come il tema di stasera, perché secondo me bisogna tornare o andare a un tipo di rapporto dove c'è un esperto, uno specialista, un medico, ma che sia un uomo. E quindi la parte emotiva deve essere rivissuta dal terapeuta alla pari, che dialoga con il paziente alla pari, non il terapeuta e il paziente, due uomini o una donna, due esseri umani. E l'effetto è reverse. Per esempio, io posso dire, io avevo un difetto visivo, ho fatto l'operazione, sono un emotivo, ho lavorato su di me, sono un canale di energia, eccetera. Ecco, ad esempio, lei dice questo, la fama, è vero, stiamo avendo per fortuna un grande successo, e questi famosi VIP importantissimi che vengono da tutto il mondo, eccetera. Le posso garantire che quando arrivano cercano la normalità, cercano di avere un rapporto emotivo e affettivo, perché quando tu ti affidi a una persona vuoi che questa persona ti dia qualcosa di affettivo. Per esempio, chi tiene conferenze, chi ha una fama, chi ha un nome, ne conosciamo tanti in tanti campi, sono persone molto interessanti, però hanno un ruolo un po' su una cattedra. Ecco, io voglio eliminare completamente la cattedra e dire che sono un uomo tra gli uomini, e ho probabilmente delle cose da fare verso gli altri che poi danno a me energia. Certo. Per fare questo però, io avevo detto una cosa che vediamo, bisogna superare una barriera che è quella della scientificità. Cioè bisogna aver pubblicato nel mondo, sì, e degli articoli scientifici che abbiano conquistato il mondo anglosassone. Ma questo perché? Perché quando tu vuoi portare la medicina umana a un livello più evoluto, devi passare e dimostrare all'establishment, che è importantissimo perché ha fatto un'epoca ormai storica importante, che tu hai pubblicato, e queste tue teorie, fotoni, femtolasic lux, eccetera, riboflavina, scoperte scientifiche, brevetti, sono state riconosciute, certo, dal mondo. Vediamo qualcosa, insomma, sì, magari, per ricordare, sì, anche i nostri telespettatori. Carrellata. Non è un auto incensarsi, è un dovere. Ecco, molto giusto, sì. Esatto. È un, sì, dovere, perché per parlare, poi, per rispetto per parlare ai di nostri arte, telespettatori, prima, esatto, bisogna parlare di un artigiano. Che poi bello a volte anche questo concetto. Allora, giusto. Riboflavina, questo qui fu una pubblicazione del 2014 dove l'Università di Dresda disse che la riboflavina da noi brevettata era l'unica che funzionava in maniera non invasiva. Di fatto questo è current eye research, quindi è molto difficile pubblicare su queste riviste molto selettive, dove un gruppo di dottori tradizionalisti, no, devono dire se pubblicare o no, quindi spesso si dicono no. In questo caso è andato sì, infatti, e hanno citato un altro articolo che io avevo fatto, ecco, il primo laboratorio nel 2009. Dice. Ecco, insomma, perché abbiamo queste due slide? Per dire che per arrivare a una medicina di fotoni
è una medicina non invasiva, quindi che amplifica il rapporto emotivo, devi pubblicare. E così è stato fatto. Questo è il primo argomento, poi ce ne sono anche degli altri che potrebbero anche, ecco, questo dice Transepithelial Eye Fluence Rosin Keratoconus Case Report of One Year Follow Up. Qua al tempo ho dovuto fare il primo caso e descrivere il primo caso in cui il fotone aveva fatto altro oltre a bloccare un keratocono. Quindi questo fu un articolo storico che disse: signori, sembrerebbe che la luce non solo blocca il cono, ma fa anche altro. Poi sono arrivati anche degli altri, non io, questo qui ad esempio non ci sono, c'è Greg Schwartz da Chicago che ha detto: ragazzi, guardate che qui i ganglanghi retinici accettano lo stimolo della luce dipendente e rigenerano cellule, quindi i fotoni arriveranno anche in retina. E questo l'hanno fatto da soli dopo che hanno letto i nostri articoli. Questo è incredibile. Dall'altra parte la Terra. Meraviglioso, questo mi fa anche pensare se un domani il trattamento, quello con la riboflavina osmotica, il suo parassello osmotico, possa essere un trattamento di supporto anche per le patologie. Sì, infatti sarà così, non solo, la luce arriverà in cataratta e la luce arriverà in retina. E lei adesso mi ha fatto dire due scoop importantissimi perché lei ha questo talento straordinario. No, lei si è tradito. Mi sono tradito, esatto. Sì, perché il mio entusiasmo mi ha tradito. Questo ad esempio medico di ipotesi, interessante, però Elsevier, quindi di tutto rispetto, addirittura la modulazione della conformazione di proteine attraverso i fotoni, un meccanismo per un laser alternativo come effetto. E questo non l'ho pubblicato io. Altri sono andati ad stanno lavorando nella sua direzione, sì, anche questo conferma, quindi per tranquillizzare anche i nostri telespettatori, rassicurarli, cioè non è un'invenzione del dottor Pinelli l'uso dei fotoni, è tra i primi, forse il primo. Sono stato il primo, ecco, ma... Esatto, e il primo forse a intuire che c'era un effetto che andava anche oltre la, diciamo, la parte prettamente terapeutica dell'occhio. Ci vuole molto intuito proprio, ci vuole molta fiducia anche nella natura, oppure qualche forze. Cosa che non ha un nome, che ti dice questa è la porta, è un canale, l'occhio è un canale, è un colpo di fortuna, c'è un'apertura verso il corpo. E questo qui è incredibile. Esatto. Questo qui addirittura Hollywood dice l'influenza della percezione della luce tramite l'occhio sul metabolismo. Nell'uomo, nell'animale, vuol dire su tutto il corpo, è incredibile. Che bello, finalmente proprio la riprova che quello che si diceva a livello intuitivo è così invece. Qui ci sono dei capitoli, si apre un mondo formidabile dove addirittura tramite i fotoni che entrano nell'occhio ci sono persone che hanno modificato lo stile di vita, alimentazione, qui parleremo, la personalità, sono diventate più se stesse, quindi la luce. Sì, come si parlava prima con la sua paziente Antonia, una sorta di centratura, di rinascita, di rinnovamento proprio. Fantastico. Era importante dire questo, che un medico può essere anche più o meno umano, eccetera, dire cambiamo la medicina, sì, ma la pubblicazione è fondamentale, quindi nessuno può obiettare su una pubblicazione internazionale scientifica, e questo è molto importante. Bene, questo excursus che abbiamo completato, diciamo, nei documenti che ci ha portato il dottor Pinelli, è per me basilare, e quindi anche per i telespettatori, quelli che ci seguono abitualmente, ed è questa una trasmissione che diventa un appuntamento fisso, quasi irrinunciabile, però mano a mano se ne aggiungono di nuovi, quindi è proprio per tutto il vantaggio che vogliamo dare anche a questi nuovi telespettatori, che noi continuiamo a rispiegare in queste puntate, aggiungiamo sempre del nuovo, ma ritorniamo anche alla spiegazione classica, per cui le chiederei proprio di parlare in maniera molto semplice di come funzionano i fotoni sui difetti visivi, quali sono i difetti visivi che possono trarne vantaggio, tutti. Facciamo prima dire tutti, sì. Avete visto il caso abbastanza complesso, perché è un occhio che è ipermetrope, era astigmatica. Ipermetrope e presbite. E presbite, cioè diciamo che
Un chirurgo oftalmologo come minimo si metterebbe le mani nei capelli o direbbe no, è impossibile, trattiamo una cosa e non l'altra, facciamolo in due o tre tempi, così come abbiamo sentito in varie testimonianze, tra cui il noto giornalista del Corriere della Sera, vero? Ecco. Al quale era stata negata ogni possibilità e che in un'unica seduta ha risolto tutto. Sì, ma come perché, si fa, Pinelli? Ma perché, ma perché la cornea è un sito meraviglioso, è una lente che sta davanti, diciamo, la parte anteriore dell'occhio e ha una conformazione tale da poter essere disegnata in un certo modo. Quindi si parlava stamattina con un grandissimo disegnatore, una firma internazionale che ha operato stamane e che mi ha detto tra estetica pura e bellezza e natura esiste poi la fusione che è il design. Design vuol dire funzionalità, non solo estetica. Tutto ciò che, la natura fa di bello funziona anche. Sì, allora, ma i classici lo sapevano già questa esatto, cosa. Esatto, infatti è una cosa antica, non l'ho inventata, sono andato a ripescarla e allora ho detto cerchiamo un algoritmo che ridia alla cornea una forma tale e che faccia rivivere un cristallino dietro che non aspetta altro di lavorare anziché essere bloccato da un paio di occhiali ed essere messo in pensione gentilmente. Diciamo. Quindi la cornea concorre anche alla visione, perché tutti pensiamo solo alla pupilla, al cristallino, esatto, anche la cornea. La cornea è la finestra attraverso la quale noi possiamo vedere. Chiaro che se una cornea è, tra virgolette, piatta, ti dà il lontano, il cristallino dovrebbe darti il vicino. Se invece una cornea è conformata in maniera molto infinitesimale e precisa, con un profilo poi ben definito e brevettato, eccetera, per lontano, medio e vicino riesce a togliere tutti i difetti e farti vedere lontano e vicino. La scolpitura però di questo micro lavoro lo devono fare delle particelle microscopiche intelligenti, nessuna mano dell'uomo può fare questo. Ecco, e quando lei sostiene che le sue metodiche sono no touch, per quanto ritiene, attiene la risoluzione dei difetti visivi. Vero, io non tocco l'occhio con mezzi meccanici, le mie mani o che non siano naturali. Io tocco l'occhio con mezzi naturali, tra cui i quanti della luce. Attenzione, femto è una fonte, laser e ciplessi è un'altra fonte, raggi ultravioletti, fotoni, riboflavina, un ricettore e una fonte. La differenza di tutto la fa la lux finale, cioè la riboflavina attira il fotone con più entusiasmo, lo scarica attraverso il collagene nell'occhio, poi passa in camera anteriore, va nelle vie centrali e noi sappiamo che va a toccare un'altra ghiandola di cui parleremo, che è una ghiandola non è asimmetrica, è l'unica ghiandola asimmetrica che abbiamo, cioè che è una ghiandola che abbiamo nel cervello, è la ghiandola pineale, che è l'unica parte che diceva Galeno e Cartesio che pesca nel liquor, è sola. E quindi è vero, abbiamo il terzo occhio. Tende alla calcificazione e sintetizza DMT, poi serotonina e melatonina e anche delle endorfine e fa in modo che vi sia una percezione, poi una direzione d'orchestra cellulare che dimostreremo e già ci stiamo lavorando e ci sono dei protocolli ancora off label, under investigation, su questa cosa. Lei prende, distribuisce e dà. È il famoso terzo occhio non evidente. Ce l'abbiamo all'interno, vero? Al centro proprio della nostra testa. Misterioso. Quindi argomenti non affascinanti, ancora di più. Pineale detta anche epifisi, quindi non confondetevi quando sentite dire queste cose. Bene, io direi che se la regia volesse assecondarci un attimo, potremmo vedere, pescando nelle nostre immagini anche di repertorio, ogni tanto le rinnoviamo perché c'è sempre qualche nuovo paziente. Ecco come avviene, ce lo racconta direttamente il dottor Pinelli. Praticamente i fotoni stanno già lavorando all'interno della cornea. E queste... Quindi lei segue da un monitor. Sì, io seguo da un monitor. Io vedo un occhio molto ingrandito qua, ma in realtà poi tolgo lo sguardo e guardo il monitor. Il monitor sta proiettando un occhio veramente ingigantito. I fotoni sono andati a 140 microns sotto da soli e hanno creato una piccola
un piccolo spazio da soli di aria per poter poi depolimerizzare il tessuto da soli, ma parlando con cellule amiche, perché comunque l'occhio è amico della luce, il collagene accetta volentieri la luce, e alla fine c'è la riboflavina. Ecco, questa è la parte che è ancora magica. È tutto stato molto accelerato, ma in realtà dura veramente pochissimo. Avete sentito anche la paziente di prima che ha detto già fatto, già finito. Ma quindi veramente pochi minuti, prima si procede su un occhio e poi sull'altro. Un minuto e mezzo per occhio, tra uno e l'altro, è più il tempo in cui il paziente prima dialoga con noi, si prepara e poi lo salutiamo, che il tempo effettivo perché viene fatto. E devo chiedere una cosa, dottor Pinelli, che forse i nostri telespettatori da casa, soprattutto quelli che non ci seguono da tanti anni, si pongono come interrogativo. Una delle riserve che viene sempre evidenziato nelle visite è che ci deve essere un certo spessore corneale. Ecco, io so che voi fate tutta una serie. Quando si arriva in sala operatoria, tutto il lavoro praticamente è già fatto. Prima. È già fatto tutto uno studio, il vostro occhio non ha più segreti, i vostri occhi, e quindi si sa già come andrà anche l'intervento prima, da tutti questi studi che vengono effettuati prima. Esatto. Non solo i controlli che vengono fatti, le visite, ma anche proprio quello che lei ha definito l'algoritmo, no? Esattamente. Ecco. Prima noi dobbiamo vedere le caratteristiche dell'occhio. Lo spessore corneale è importante. È importante. Il spessore corneale ti dice su quanto tessuto puoi lavorare. Oggi però noi con gli algoritmi... Ma è un limite? È una opportunità, perché quando è molto sottile usi un tissue saving, si chiama, cioè un salvatessuto. Cioè ci sono diversi algoritmi e ce n'è uno che in maniera asferica è adatto a tessuti più sottili e un altro a tessuti meno sottili. Quindi alla fine noi riusciamo a accontentare tutti. Poi quando è troppo sottile e raro e anomalo, allora siamo nel campo del cheratocono e quindi è non è più un difetto visivo, è una sindrome che noi stoppiamo con il cross-linking, però transepiteliale. Però lì non si fa la refrattiva, ma si fa un trattamento per evitare il trapianto della cornea. Ma guarda caso, ancora con luce e fotoni. Ancora con luce e fotoni, anzi fu proprio l'osservazione attenta del cross-linking e quindi dell'effetto che portò, che poi in anni recenti, diciamoci la verità, il dottor Pinelli a fare questa cosa unica al mondo per ora, di sigillare tutti i suoi interventi di chirurgia refrattiva con questo che vi lascio vedere silenziosamente. È un'immagine insolita di medicina questa, perché più da film tipo Star Wars o Stargate oppure Avengers, questa è un'immagine da astronave spaziale, in realtà siamo sul pianeta Terra e abbiamo la luce e la riboflavina, che è una vitamina B2 che accetta la luce, quindi interessante. Anzi, agisce, interagisce con la luce, lei la prende, la capta e la ridistribuisce. Esatto. Ma questo avviene anche nelle piante con fotosintesi clorofilliana, che attirano la luce alle foglie, si trasformano e creano un pigmento. E noi ma perché è stato possibile fare questo? Perché qualche anno fa il dottor Pinelli ebbe un'altra intuizione molto proficua, direi geniale, quello di mettere a punto un collirio transepiteliare, perché questo intervento del cross-linking veniva proposto già da anni e la colata di riboflavina veniva fatta, ma c'era un aspetto abbastanza doloroso di tutta la vicenda, perché si doveva togliere l'epitelio per far passare il collirio e far passare quindi anche la luce. Invece ci racconti lei, dottor Pinelli, una cosa semplice ma perfetta, quel famoso collirio Paracel che avete visto più volte citato, che ormai viaggerà in tutto il mondo, no? Sì, ormai ha superato la fase 3 dell'FDA americano. Bene, molto difficile, quindi fra poco. Ecco, la fase 3 è già stata superata e allora siamo avanti. Diciamo che era una forma di rispetto alla mia natura, che crede nella non invasività, era una forma di rispetto al paziente, evitare un dolore quando si può evitare, e poi era una forma anche un po' teorica, e lì è difficile spiegare perché un'idea ti arriva un bel giorno come un'intuizione, questa è una parte non spiegabile. L'importante è che poi però quando tu la concepisci la definisci e poi diventa
condivisa dalla società scientifica. Quindi, rifacendosi a dei concetti di fisica, osmotica, l'osmosi, il dottor Pinelli, ancora nella sua fase, diciamo, italiana, perché sì, prima sì, di certo. trasferirsi... Sì, sì. Nel 2008 ho cominciato a concepire, nel 2009 brevettata, nel 2010 l'ho ceduta a una multinazionale americana, certo. che si chiama Avedro. Adesso Avedro ha in mano praticamente il mercato mondiale della, di Paracel, della riboflavina e della transepiteliana. Anche l'Italia, però... e io dico tanti colleghi bravi italiani, Francia, Germania, eccetera, stanno aumentando i protocolli transepiteliali. Quindi per noi questa è una buona notizia, è una bellissima cosa. Quindi anche per chi ha il cross-linking avrà sicuramente la possibilità di farlo in maniera indolore, ma soprattutto più veloce, può scegliere. E può scegliere. Lui certo. chiede. Una volta si diceva c'è EpiOff, anche adesso ancora, e qui io mi metto da parte del paziente, perché io mi sono fatto un cross-linking nei miei occhi dopo tanti anni di una LASIK per vederne l'effetto, quindi io sono stato, mi sono fatto fare una transepiteliale e ho provato delle sensazioni di fotoni, so cosa sono anche nei miei occhi e quello che mi è successo anche psicofisicamente, quindi poi non è l'argomento di stasera, ma è interessante. Ancora si dice EpiOff. No, un momento, c'è EpiOff e ha queste caratteristiche e questo storico. Poi c'è EpiOn transepiteliale. Oggi il paziente informato, e questo è il nostro dovere anche qua. Eh sì, è lo scopo delle trasmissioni, noi vi diciamo perché voi sappiate e siete più liberi nella scelta, sì. così. Il paziente ti dice, io vorrei questo, meno problemi, più risultati. Bene, oggi le pubblicazioni dicono che abbiamo meno problemi, e migliori risultati. A questo punto, anzi, per gli Stati Uniti diventerà la scelta d'elezione nel cross-linking, sì, nel trattamento del cheratocono. Non parliamo poi l'aggiunta che il plus che il dottor Pinelli sta facendo ai suoi pazienti è di concludere la chirurgia rifrattiva che viene effettuata con il femto LASIK con la LUX. Quello e con questo. Quello è stato questo è il viaggio psichedelico. Ma ce ne sarà un altro più importante che parleremo nel momento giusto, ma non tra tanto perché è quasi pronto. Ecco, dove questi fotoni andranno ancora più in là. Benissimo, The Secret l'hanno già scritto come libro, voglio ricordarli. Va bene. Quindi ci sveli tutto. D'accordo. E ricordo ai nostri telespettatori che potete telefonare in qualsiasi momento, avevate già la possibilità di farlo prima, a disposizione varie linee telefoniche mi hanno detto illimitate, quindi non ci saranno attese o sovrapposizioni come in passato quando saltavano i centralinee per colpa del dottor Pinelli. Per colpa. E invece adesso potete farlo più tranquillamente e noi apprezziamo la vostra fiducia. Bene, ben ritrovati, grazie se telefonate, grazie chi ha avuto la pazienza anche di seguirci finora. Vediamo qualche immagine già degli interventi, l'abbiamo vista, ora vediamo anche l'intervista, il post, quindi la persona che avete prima osservato con curiosità adesso viene intervistato, o forse il dottor Pinelli, non lo so. Guardate, la regia a volte ci fa delle sorprese, godiamocele insieme. Esatto. Dottore, trattamento per la correzione del cheratocono bilaterale simultaneo. Sì. Abbiamo fatto un cross-linking transepiteliale bilaterale simultaneo, avete visto? Due occhi insieme, uno e l'altro alternati, pochi secondi uno dall'altro, per far sì che la riboflavina e i fotoni, i raggi ultravioletti, avessero un'emissione alternata. Questo è come il flying spot, è come... la luce pulsata, perché abbiamo visto che ultimamente le ultime ricerche dicono che l'ossigeno singoletto, cioè lo ione che si forma dall'idrolisi dell'acqua e quindi causata dai fotoni e riboflavina,
se ha un attimo di non luce, riesce a integrarsi e poi di nuovo con la molecola del collagene. Si chiama emissione pulsata. Allora, noi abbiamo pensato di farla bilateralmente alternata, l'effetto è lo stesso. La signora aveva due keratoconi abbastanza avanti, associati a miopia. Arriverà il pomeriggio, starà bene. E tra un mesetto cambieremo l'occhiale e lo faremo in meno potente, perché l'astigmatismo si ridurrà, quindi paradossalmente potrà vedere due linee o tre in più di visione con una lente più fine, che è un paradosso, è il contrario di quello che avviene con la miopia. Poi lei ha chiesto in futuro di togliere anche il difetto visivo. Fra sei mesi pensiamo anche di togliere anche il difetto visivo, ovviamente senza toccare la superficie corneale. Troveremo delle soluzioni non invasive ma alternative, sì. Dottore, keratocono corretto al 100% oppure no? No, bloccato. Un keratocono viene bloccato. Oggi la scienza dice che il keratocono viene bloccato nella sua progressione. Noi abbiamo però già un paio di tecniche, abbiamo avuto tanti casi, diciamo che su 3.000 keratoconi 150 abbiamo corretto totalmente, con un secondo step. Quindi dopo 6-8 mesi il paziente dice: me lo puoi, mi togli l'occhiale, con la cornea stabile possiamo pensare anche a quello. Ma la cosa, diciamo, più attuale è che comunque il keratocono viene bloccato bilateralmente, senza invasività, senza dolore, tramite parasel osmotico, quindi transepiteliale osmotico. Bene. Barbara Appiani, la mia collega che saluto e ringrazio, l'ha proprio catturata al sì. volo. Sì. Ho visto che aveva la cuffietta, quindi eravate in sala operatoria. Sì, avevo appena finito. E la paziente, quella che avete visto prima, ecco. Eccola questa qui, quella che poi avevate visto prima quando abbiamo mostrato queste immagini che sempre colpiscono, ma come ci dicevamo. Qua, alternato, guarda che meraviglia. Ah, ecco. Ecco, sì, questo sì. è la luce pulsata, praticamente prima un occhio, quindi lei non sta mai fermo, deve sempre trovare qualcosa di devo sì, però a beneficio del paziente, sì, ovviamente. Perché il fatto che ci sia, no, perché se la scienza, le ricerche dicono questo, è giusto, sì. giusto. L'ossigeno ha bisogno di una pausa, ma poi pensi. La luce pulsata, poi una pausa e luce, pausa, luce in questa parte di scuro apparente, ecco. Interessante questo, molto interessante questo filmato. Fa vedere, questa è una bilaterale simultanea, perché di fatto li facciamo insieme, non è sequenziale. Però la parte non luminosa, questo è un facilitatore di penetrazione, poi ne parliamo anche se vuole, è pulsata, quindi significa che... Ma la sensazione è piacevole comunque, bellissimo. Perché tutti almeno si raccontano così. Sta benissimo questa signora. Sì, vedo che sta quasi sorridendo, sì, sì, come se proprio fosse... Ha visto tanta luce, sì, non ha sentito alcun dolore. Sono anch'io colpita molto, davvero. Sì. Bene, insomma, questo ve lo voglio ripetere, direte, forse quanto è ripetitiva stasera la Barogna. No, bello. Ma nel senso che questo è riservato, è l'unico trattamento per il keratocono, ma è anche quello che completa, che sigilla tutti, ormai tutti, vero? Tutti i nostri interventi. Perché c'è stato un periodo, diciamo, di transizione, di passaggio in cui lei lo proponeva e il paziente poteva scegliere. Oggi a tutti viene dato. Di ecco, fatto nel pacchetto, lo richiedono, diciamo. Perché sono informati, sì. Quindi il nostro servizio serve. Nel senso che chiedono tutti la Fento Lasik Lux. Ed è questo, a suo avviso, dottor Pinelli, non tanto la parte quella sempre spettacolare e di grande effetto in cui il Fento Lasik sta lavorando, sì. E dialoga con l'altro, certo, laser. Questo è perché, diffuso, se ecco, vogliamo. È qui. Importante ma dire... quello che dà la rigenerazione, tutti quegli aspetti che possono sembrare secondari e marginali, ma non lo sono. Brava. Perché il ringiovanimento, sì. L'energia, sì. La centratura, tutte queste cose che possono sembrare un po' avulse l'una all'altra, ma invece sono collegate, sì. Sono date dall'effetto della luce nelle, esatto. Nelle infatti nostre noi, cellule, infatti, ed è questo che ce lo dà. E infatti, il futuro, questa è, diciamo che io sono un po' l'anello di congiunzione tra un'oftalmologia
limitata all'organo, a una medicina probabilmente quantistica integrata, che ancora si le nuove sì, generazioni giovani. Sarebbe bello, secondo me, anche ci fare chiedevamo se occhi e la persona devono essere scollegati o collegati. No, sicuramente. E un'altra cosa mi piacerebbe dire: noi faremo una scuola adesso dove formeremo dei giovani oftalmologi a non essere solo oftalmologi, ovvero la fentolasic lux potrebbe anche essere una tecnica che altri odontori, quindi dottori, medici potete chiamare, anche giovani o meno giovani, e creare un gruppo in cui si diffonde questa cosa. Poi è chiaro che la mia avrà un senso mio, l'altra un suo, perché poi c'è anche la persona e la metodica, questo è il talento personale, ma non vuol dire, è questione di mentalità. Per esempio ci sono dei terapeuti, ad esempio, che hanno una scuola X o Y di terapia breve piuttosto che comportamentale, che hanno un gruppo di adepti e fanno anche delle conferenze e fanno dei corsi di aggiornamento con certificazione, dove ognuno, avendo il protocollo, può cominciare nel proprio centro. Questo secondo me è anche un dovere morale. Sì, giusto. Poi chi vuole Pinelli è chiaro che va da Pinelli, ma chi vuole Bianchi andrà da Bianchi, se per caso Bianchi sta, che so io, a Parigi o a Palermo. Ecco, è molto importante la diffusione filosofica di questo, allora sì che la luce diventerà per tutti. Quindi noi faremo delle conferenze, dei corsi, mi sto già preparando per questo, degli eventi formativi. Magari se il primo ci sono 10 dottori va bene, poi sarà 50, 100 e chi lo sa. Ne faremo 2 o 3 all'anno e faremo un... Io pensavo a una photon group di medici che possono andare in questa direzione. Benissimo, intanto la regia ha suggerito qualche immagine appunto per farci capire com'è il difetto del cheratocono, che appunto viene la cornea che ha questa sua un po' lassità, sì, diciamo, sì, che la porta a formare il cono, poi venga fissata, linkata, infatti la parola cross-linking è stata spiegata benissimo dal dottore in altre puntate, e quindi si contiene moltissimo il difetto. Infatti si abbassa quella cupola. Esatto, si abbassa la curva, lui riesce a far migliorare la visione. Sì. Avete sentito, i pazienti col cheratocono del dottor Pinelli addirittura aspirano proprio a togliere gli occhiali, cosa che sarebbe praticamente impossibile. Non solo non c'è più lo spettro del trapianto corneale, ma del trapianto corneale, ma proprio. C'è infatti anche la rimozione del difetto visivo. Esatto, c'è la rimozione del difetto visivo. In un visivo. Secondo step, sì. Però, sì? Però anche i passaggi, se vi state chiedendo ma ci sarà una metodica per ogni difetto visivo, la risposta è no, perché c'è un'unica metodica, sì, esatto, per anche per più difetti insieme. Perfettamente, perfettamente. Più difetti possono essere tolti a una metodica sola, in una seduta sola e in un algoritmo solo che tiene... E meraviglia delle meraviglie, senza dolore, sì, e senza post operatorio, perché no, questa sera non ne abbiamo parlato molto, ma è praticamente quasi azzerato se non mettete nel conteggio quelle 2 orette prudenziali di riposo, sì, ecco, certo, prima della visita di controllo e delle cosiddette dimissioni. Ma poi non c'è neanche una dimissione, perché no, non c'è neanche no, un. Vanno a casa subito. Esatto. Si può fare anche un altro volo pindarico, che è questo, secondo me. L'ho letto nei suoi occhi mentre mi parlava. Lei ha parlato tutti i difetti. Bene, noi facciamo un numero limitato di le cosiddette cataratte. E infatti qui io volevo arrivare, perché guardando l'orologio mi sono accorto, che, siccome io ce l'ho alle spalle. Sì, perché per qualche puntata in passato lei ci ha detto no, non le voglio più fare le cataratte, io le voglio evitare. Sì. Ok. Ma questo è ancora il mio fine. Però ci sono pazienti indubbiamente con cataratta conclamata. E tanti sono. E quindi il nostro missione futura sarà cercare di evitarle o regressione o lavorare a livello metabolico, integrativo. Sì, questo è un altro argomento che sarà scottante. Quindi prepariamoci a un'estate calda qui insieme, perché è molto calda. Lavorativa? Molto... per tutti? No, vabbè, ferie a parte. No, però voglio dire, allora diciamo Pinelli. Settembre, se vogliamo, no, ma anche giugno-luglio. Ecco, perché ad esempio anche la cataratta, quando non è così evidente, noi la evitiamo.
e lavoriamo sulla cornea. Quando è evidente, è inevitabile, arriva uno che dice mi han detto che ho la cataratta e vedo 5 decimi e non 10 e vediamo veramente un cristallino grigio, lì al di là delle cause, al di là della filosofia di prevenirla, al di là di quello che diremo, va fatta. In questo modo noi riusciamo a fare una lensectomia anteriore importante con dei modi molto soft, ma alla fine anche qua abbiamo messo la luce. E infatti la metodica si chiama Catalux. Esattamente, si chiama Catalux, si chiamerà anche Femto Catalux, e poi perché ci sarà il femto anche nella Catalux e quindi sarà un altro scoop forte, Femto Catalux. Ma perché la luce? Perché nella parte finale di cataratta mettiamo riboflavina sulla cornea e queste piccole strutture vengono chiuse bene anche in riboflavina e attiriamo i fotoni anche nell'occhio con cataratta, con una ex cataratta. E l'occhio è sensibile anche a questo, a basso voltaggio, e io direi che prossimamente, se facessimo anche vedere qui un filmato di questo, sarebbe il top. Ci sto. Ecco, perfetto. Sto. Allora già nella prossima riusciamo a far vedere. Ecco, allora non stiamo a dilungarci troppo questa sera nei vari passaggi, diciamo che qui è, possiamo chiamarlo un mini intervento questo qui, cioè esatto. Un intervento sempre mini invasivo. Bilaterale. Sempre bilaterale, simultaneo. Lontano e vicino alla visione e la luce alla fine, per dare quell'input in più e poi avere delle pubblicazioni a sostegno, certo, dei casi clinici. Bene, quindi lei si deve sempre distinguere, perché mi risulta che i suoi colleghi non lo facciano bilaterale, no, ma anzi un occhio alla volta a distanza di qualche settimana. Sì, e qualcuno spieghiamo come comincerà, anche qui. No, ma per lei è fondamentale la bilateralità. Per me è l'unica via d'uscita che io ho, o di entrata, dipende dal punto di vista, non ho mai fatto un occhio per volta. Eh beh, l'occhio è cervello, ce l'ha spiegato lei giustamente, adesso abbiamo incominciato a rendercene conto. È anche molto sicura tra l'altro bilaterale, perché abbiamo fatto dei protocolli a occhi separati e a occhi insieme con gli altri istituti e abbiamo visto che è molto sicura, molto certa nel momento in cui il protocollo è fatto come si deve, cioè con due operazioni diverse, eccetera, eccetera. L'unica cosa in comune è il paziente, poi il team e le metodiche si distinguono, perché è un intervento comunque che entra un poco nell'occhio, anche lì poi nel tempo. Ecco, ma per la cataratta diventa protagonista il cristallino, però? Esattamente. O la cornea resta? No, no, per la cataratta a questo punto il ci cristallino si sposta l'attenzione sul cristallino. Esattamente, però si entra in una maniera molto fisiologica e su un piano orizzontale, e quindi con degli... Se lei vorrà metteremo a confronto le due. La lascio spiegare, sì, metteremo a confronto e ci spieghi la sua metodica. Noi mettiamo a confronto una tecnica con un'altra, sì. Ecco. Non su un piano verticale, su un piano orizzontale, di un scioglimento di un cristallino naturale e quindi diventa liquido e viene emulsificato, non solamente disgregato o rotto o spezzato, ma viene naturalmente sciolto e poi viene lasciato un involucro, viene messa una lentina biocompatibile e dopo questa, che ha la forma del cristallino molto morbida, velocissima, prende già la sua forma, diventa una parte di noi e poi verrà irradiata dai fotoni per qualche secondo. Sì. Quindi questo è... Benissimo, ci stiamo bene. Allora questo è il futuro, che però è già realtà. Sì. In Seri, a Lugano, quindi vengono già effettuati tranquillamente. Chiedono Femto Catalux, già, Catalux, sì, lo chiedono già. E quindi è, ma è un atto medico, tra l'altro. Non è Femto perché poi, cioè... Perché anche il Femto, c'è Catalux e Femto Catalux, diciamo il futuro sarà solo Femto Catalux, perché esistono macchine adesso. C'è stato di recente un congresso a San Diego, qualche giorno fa, che ha detto che la Femto tecnologia può anche andare non solo in LASIK con Lux, ma Femto Catalux, quindi sicuramente avremo tutto con fotoni, praticamente tutto diventerà tramite particelle di luce. Quindi sarà no touch anche questo? No, sarà minimamente touch, perché poi bisognerà inserire il cristallino. Per fortuna, purtroppo, finché lo fai devi entrarci, quindi ecco, minimamente. Il futuro anteriore... Il sogno, la visione è evitarlo, prevenire la opacità, sì. Ma quando c'è
abbiamo anche questa alternativa bilaterale, lontano e vicino, il paziente dice tolgo le protesi fissa lontano e vicina, non mi lascio un difetto per lontano o per vicino, due occhi insieme, e quindi è un diritto umano quello di sapere cosa scegliere, di scegliere la cosa più idonea a sé. È uno dei diritti umani. Ecco perché la trasmissione di oggi ancora si lega al medico, che ha dovere di dire, spiegare le alternative, non dire è così, oppure la lista è questa, lei deve venire qui. Ecco, io direi che questo è un atteggiamento che non è consono all'arte medica e all'umanità del medico, certo, ma è un diritto umano, la scelta e la conoscenza. Quindi la conoscenza di base della scienza e dell'arte è un diritto, uno dei diritti umani. Concordo con lei. C'è una riflessione da fare su quando intervenire e quando no per la cataratta, cioè se da una parte magari c'è una tendenza a fare un'iperdiagnosi, lo vediamo, sì, un po' dei numeri, se si va. Ma è una realtà, forse ve ne siete, sì, accorti anche voi, dall'altra parte ci può essere la tendenza a rinviare, no? Sì, il più oppure, possibile. Oppure c'è una terza tendenza che piace a me, è quella di studiare una via della prevenzione, facendo accomodare un cristallino avendo fatto una cornea, e un cristallino che lavora generalmente non si opacizza. Cioè, ci spieghi bene, intanto voi potete anche telefonare, cari amici telespettatori, però questa spiegazione secondo me è utile. Lei ci sta dicendo che, sì, effettuando un intervento che abbiamo visto essere non un intervento, ma di refrattiva corneale. Di corneale, quindi risolvendo un difetto visivo, qualunque, sì, esso sia, sì, dalla miopia alla presbiopia, all'astigmatismo insieme, sì, perché abbiamo visto che poi più sono complessi, più i casi, sì, gli piacciono al dottor, sì, Pinelli. Noi riattiviamo un cristallino. Ecco, lei ci sta dicendo questo, e quindi in un certo senso noi andiamo, ma se poi completiamo con alcuni, diciamo, consigli pratici, sì, legati al visual training, ad esempio, e integratori, di cui, esatto, parleremo, naturali. Noi forse potremmo proprio, perché si dice che così come arriva la presbiopia, arriva la cataratta. Ecco, questo è un dogma. Cioè, quindi? La scienza lo ha accettato, non lo ha dimostrato, lo ha stabilito. Noi per togliere un dogma dobbiamo dimostrare che c'è qualcos'altro di alternativo. Allora il dogma non è più un dogma, è una possibilità tra due. Se poi ce n'è tre, il dogma scompare, abbiamo tre tecniche. Dopo nel tempo si farà la seconda e la terza, poi sarà la terza il dogma che dovremo superare. Quindi la logica e in quello che noi crediamo è che quando tu una cornea la metti in condizioni di poter vedere lontano e vicino, il cristallino si comincia a muovere, mentre prima era fermo, in quanto con un occhiale davanti a forma di cristallino, lui diceva se mi metti una lente uguale a me io non lavoro più. Non lavorando più un organo può opacizzarsi, per esempio se io tengo questo ginocchio un mese piegato così mi può venire un'artrosi e il muscolo non va più, se io lo uso, eccetera. Quindi questa è una teoria, però non è sufficiente secondo me, bisogna vedere anche che integrazione e che alimentazione metabolica una persona fa per aiutare un cristallino a restare trasparente. Sì. E il cristallino si nutre anche di ciò che noi ingeriamo. Sì. Molto bene, lei mi sta portando su un terreno che mi piace molto, il pubblico lo sa, il tema anche proprio del metabolismo, sì, perché per anni ci hanno sempre detto, lo dobbiamo dire in fretta perché c'è già la pubblicità, ci hanno sempre detto che la causa di tutte queste cataratte è il sole. Eccolo, e quindi l'assottigliamento dello strato di ozono. Noi stiamo dicendo il contrario, siamo proprio dei rivoluzionari assoluti, quindi con il bene e il male che porta. Però negli la ultimi luce. Anni si è parlato molto di metabolismo proprio interno dell'occhio. Allora, però si è parlato di misure scientifiche, quale metabolismo a che livelli e quale luce a che frequenza, amici dell'uomo. Se il metabolismo è sballato e la nutrizione è sballata, arrivano le malattie degenerative, arrivano le malattie dell'abbondanza, tra l'altro irrazionale, del cosiddetto benessere, diciamo, no? Che non c'era una volta.
Nella maculopatia, attenzione, anche lì poi ne parliamo, il metabolismo ha un ruolo enorme, perché se l'aumento di maculopatia è esponenziale rispetto a 30 anni fa, il benessere è un'altra cosa che è esponenzialmente aumentata. L'aumento di cibo, la non scarsità, l'abbondanza, quindi il corpo ti dice: se io ho troppo non sono felice. È come dire uno che è 30 volte più felice se ha 30 milioni anziché uno. Non è vero. Allora evidentemente esiste la natura che ci dice: cosa facciamo? Se tu mi dai meno e selezionato, io lavoro e ti faccio vivere a lungo. Dammi quello che mi serve, non di più. Quindi la luce che mi serve, il metabolismo che mi serve, la nutrizione che mi serve. E lì noi dobbiamo lavorare per tornare indietro a trovare questa povertà nobile di sostanze e di stimoli per far sì che non ci siano le patologie. Io ho la sensazione che molte delle patologie che abbiamo sono da abbondanza irrazionale di sostanze inadeguate. Su questo ci fermiamo, osserviamo la pausa, voi potete telefonare, ci rivediamo tra un paio di minuti e sarà la nostra ultima mezz'oretta insieme, sì, con qualche telefonata. Ritrovati, abbiamo detto retina, macula, abbiamo parlato di cataratta, sì. Diciamo che il denominatore comune è che tra le cause individuate e probabilmente sicure c'è proprio il metabolismo errato all'interno dell'occhio, sì, di questo meraviglioso organo che comunque vive con noi, fa parte di noi e che quindi risente delle nostre scelte. Abbiamo il dottor Pinelli giustamente ha rimarcato che l'abbondanza non sempre è sinonimo né di felicità né di salute, sì, e quindi forse dobbiamo ritornare al concetto di sobrietà, sì, essere più parchi anche a tavola nelle nostre scelte, ma farci anche aiutare dagli integratori giusti, perché come ripeto ancora stasera vengo da due puntate impegnative dove legate alla salute, i temi della salute, l'ultima era legata soprattutto al controllo e alla cura del cancro, l'integrazione è fondamentale. Mi dispiace dirlo perché so che c'è una vasta parte di pubblico che è convinta che con delle corrette scelte alimentari si faccia a meno degli integratori, ma è matematicamente impossibile oggi per l'agricoltura che abbiamo, per la natura che c'è, l'inquinamento, bisogna farsi aiutare con la corretta integrazione, questo non vuol dire… Infatti. Quindi, che a volte deve essere anche supplementazione. Quindi sarà un tema nostro prossimo, sì, quando saremo pronti di parlare del nostro prodotto, sì, importante. Sì, sì. Chiaro, lei se ne è accorto tra i primi che sì, era necessario, però era c'è stato urgente. Un momento di riflessione, diciamo così, semplificazione, molto semplicità, bene. Anche lì l'economia e la non super elaborazione si è dimostrata vincente in una serie di esperimenti che abbiamo fatto in maniera molto naturale. La naturalità. Esatto. Facciamo come sì, nostra tradizione, apriamo il telefono? Sì. Perché ci segnalano che c'è già pronta una telefonata per lei. Siamo pronto? Pronti. Anche noi. Pronto, anche noi. Buonasera. Buonasera. Mi chiamo Maria Chiesa, è il telefono da Monza. Vorrei condividere... Io non ho proprio capito, si chiama Maria? Maria Denise. Denise. Maria Denise? Maria, sì. Bel nome. E da dove ci chiama? Sì. Da Monza. Da Monza, bene, bene. Allora. Volevo condividere la mia esperienza con Seri, con il dottor Pinelli. Sono stata operata nel mese di marzo con il Catalux per una cataratta e per me è stata un'esperienza assolutamente positiva, sono contentissima. Non ho sentito alcun dolore, ovviamente non prima, non durante e nemmeno dopo. Sono contentissima perché oltre alla cataratta ho risolto anche i problemi che avevo pregressi fin dall'infanzia, porto gli occhiali fin da quando ero molto piccola,
e per problemi di miopia, a un occhio, preosmiopia, astigmatismo, ipermetropia e poi alla fine la cataratta, quindi non mi sono fatta mancare niente, come si dice. Ma mi scusi Maria Denise, ma adesso come va? Perché dunque ho sentito bene, a marzo ha detto si è fatta? Sì, a marzo, sono stata operata a metà di marzo, ho fatto il primo controllo ad aprile e tutto molto bene, io avevo un visus abbastanza ridotto e all'ultimo controllo da 4 decimi che avevo sono arrivata, diciamo, per il lontano 10 decimi, per il vicino addirittura 12, quindi voglio dire il top del top. Complimenti, ma quindi, non ho capito bene, quindi lei sta portando comunque ancora occhiali? No, assolutamente. Ah, li ha proprio tolti? Ma subito, ho risolto cataratta, miopia, presbiopia, astigmatismo, tutto insieme. Sono senza parole e immagino che avrà colpito molto anche i nostri telespettatori. E quindi bene, non ha avuto dolore, è cambiata la sua vita però. Altro che da quando ero bambina che portavo gli occhiali e peggiorando via via, insomma, diventavano sempre più... È perché immagino che anche con la cataratta poi avrà avuto una visione. Che tipo di visione aveva lei? Ma praticamente era come avessi un velo davanti, vedevo scarto. È un classico, vero, quello del velo proprio, è un bel disturbo. Volevo farti una domanda. Volevo farti una domanda perché innanzitutto ti saluto, ciao. Ciao. E volevo dirti una cosa importante perché tu... hai avuto un'esperienza abbastanza innovativa, la Catalux, eccetera, quindi hai avuto anche la luce, eccetera. Sì, ecco, è questo questa che... cosa qui ti ha dato una sensazione di, non so, tua personale, di luminosità, oppure anche dentro qualcosa, perché ti vedo molto, ti sento molto solare, non so come dire, lo sei sempre stata, però allora, ti sento molto entusiasta di questa cosa. Allora, diciamo che sono arrivata... tranquilla perché avevo visto che la competenza ovviamente era fuori discussione e quindi sapevo che ero in buone mani. Ha ragione, bisogna essere tranquilli sotto questo aspetto. Conoscevo il dottor Pinelli come opera grazie alla trasmissione che mi era stata consigliata da mia suocera Marisa, che è un'affezionata insomma, telespettatrice di Telecolor, che per cui mi ha detto guarda che c'è un dottore che usa tecniche innovative eccetera eccetera, quindi al primo problema mi sono rivolta a lui e niente, praticamente alla fine di questo intervento, che è stato assolutamente indolore, ho avuto questa visione di colori esageratamente rilassante, bella, veramente bella. Come vedere un tramonto che però girava, sì. Insomma, delle luci di colori come quelle di un tramonto, e rilassanti, tranquillizzanti, proprio è durato pochissimo, però si è ripetuto nell'altro occhio, per cui ho potuto beneficiarmi anche dall'altro occhio. Molto molto bene. Che sono intorno al giallo, ti ricordi? Sono intorno al giallo e ambra, ti ricordi? Colori ambrati, rosati, aranciati, sì. Giallo, questi colori qua. E io sinceramente sono rimasta così affascinata che quando sono arrivata a casa ho preso i pennelli colori e ho fissato su tela quello che mi aveva colpito così tanto. Ma lei è pittrice quindi? No, sono una creativa in generale, per cui dipingo, però ricamo, faccio qualunque cosa, crei, diciamo, arte o... Ma che bello, insomma, ma questa quindi è la sua attività, il suo lavoro? No, assolutamente no, sono un'ex impiegata e che è diventata poi una mamma creativa, insomma. Ma che bello, ma ecco. Che... ma lei è sempre persone speciali, mi scusi, No, un momento, sono già speciali, lo diventano anche dopo di più, certo. Perché io ricordo dei colori, una cosa bellissima, e io ti ringrazio di questo, questa descrizione, questa cosa che io me la vedo tutti i giorni, è spettacolare. Lei ha messo su tela, sì, Maria visto, Denise, quello visto, che ha visto, sì, in quel momento. Io ho visto quello che hai visto. Su tela, quello che avevo visto alla fine dell'intervento, perché sostanzialmente l'intervento era terminato, ma io non lo sapevo. Ho visto a un certo punto tutti questi colori bellissimi che mi hanno dato un senso di, appunto, rilassamento, mi hanno affascinato proprio.
Per cui quando sono arrivata a casa ho detto: ma che peccato che posso vederlo solo io e tutti quelli che come me fanno questo tipo di intervento, di trattamento, chiamiamolo come vogliamo. E per cui ho detto: ma perché non prendo i colori e provo a metterlo su tela e vedere se anche gli altri, almeno in parte ovviamente, riescono a capire la sensazione che ho provato io. Ovviamente non completamente, perché non l'hanno provata in prima persona, però vedendo il mio disegno possono farsi un'idea, insomma, di quello che potrebbe essere. E io, la prossima volta ce lo riprendiamo. Ma infatti disegno, io l'ho appeso in studio e lo faccio vedere ai pazienti. Che bello! Che bella cosa, Maria Denise, bellissimo. Senta, cosa hanno notato gli altri in lei? Qualche diversità, a parte che non porta più gli occhiali? Ma a parte gli occhiali, diciamo, sì, sono un po' più, posso dire, positiva verso la vita, verso... Bene. Ecco, perché... conta questo, eh? Cioè, il fatto di portare anche gli occhiali è un po' come avere davanti una maschera o qualcosa che, insomma, ti blocca un po' in certe cose, a parte limitarti nelle cose che fai o vorresti fare. Però, diciamo che riuscire a guardare negli occhi una persona direttamente ti trasmette qualcosa di diverso, vederla attraverso delle lenti. Bene, la ringraziamo tanto, le auguriamo di godersi questo nuovo stato, diciamo, che è così, uno stato di grazia, davvero. Magari bloccato, si blocca per le dubbi e paure, io sento di dire in tutta onestà che approfittate di questa opportunità di liberarvi dal fastidio degli occhiali, perché è tutta un'altra vita, insomma, è tutta un'altra storia. Sa, gli unici occhiali che adesso lei andrà a comprare saranno quelli da sole, perché io ho notato che i pazienti del dottore che hanno avuto questa chirurgia refrattiva, la Lux soprattutto, poi diventano appassionati degli occhiali da sole. Gli altri non li vogliono più, ma fanno proprio quella cosa, l'occhiale sfizioso. Fotonici. Anche perché quando io ho notato che le persone che portano gli occhiali da vista, insomma, non riescono mai a essere soddisfatti quando c'è il sole, perché anche se prendi quelle lenti che si colorano, o perlomeno deve avere due o tre paia d'occhiali, per cui è proprio una cosa, è un'euforia poi sfogarsi con l'occhiale da sole. È verissimo. Si faccia questo regalo. Grazie per aver chiamato, Maria Denise, grazie. Ciao, grazie. Allora, ritorniamo un attimo a noi, quindi dicevamo l'integrazione al momento, soprattutto se parliamo di retinopatie e parliamo di maculopatie, diventa una forma di terapia, vero dottor Pinelli? Sì. Quello che c'è al momento non è ancora soddisfacente al 100%, siamo sinceri. Diciamo che vogliamo esserlo almeno in queste trasmissioni. Io la vedo così, e noi abbiamo lavorato in maniera molto semplice, abbiamo lavorato in maniera molto naturale, e quindi non ci sono manipolazioni, non ci sono elaborazioni, non ci sono supplementazioni tecno, ma ci sono prodotti molto naturali, biologici, molto semplici, e sarà nostro piacere poi presentare questo prodotto, che ha già una conformazione sua, però ecco, ufficialmente poi ci sarà, ecco, è una polvere, quindi sublinguale, oppure... E i risultati sono nel clinici, tempo? Abbiamo risultati clinici a 8 mesi, e quindi sono OCT diversi da pre e post. Abbiamo dei risultati clinici importanti che abbiamo raccolto e giustificheremo sostanza per sostanza, che poi, essendo un brevetto... Quando sarà pronto il nuovo prodotto? Perché anche l'attuale, dobbiamo dire che viene prescritto. Sì, il nuovo prodotto sarà praticamente molto, 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 molto simile al precedente, con un'aggiunta di una sostanza banale, e apparentemente banale, e poi con una tollerabilità per i diabetici diversa, ad esempio. Però piccole cose e nella direzione proprio della naturalità, la massima naturalità biologica. Cioè, lo stesso spazio tra le cellule che esiste in natura l'abbiamo lasciato nella polvere, e quindi volutamente una,
una confezione con polvere anziché elaborazioni artificiali. Quindi io direi che questa è stata la via che della semplicità che abbiamo ripreso, e la natura vuole questo. Poi sciolto in acqua, poi possiamo anche fare come allora, dimostriamo. Ecco, insieme. So che avevamo preparato con la regia, penso, intanto che contattiamo un'altra persona per una testimonianza, avevamo preparato un po' anche l'impatto delle diverse patologie retiniche sulla capacità visiva. Sì. Però in questo momento mi segnalano che abbiamo un altro contatto telefonico e poi vediamo insomma quanto è disagevole, spesso drammatica, perché non... non possiamo negarci che queste sono vere e proprie patologie. Se le persone che ci vedono poco, che hanno difetti visivi, hanno in sostanza delle limitazioni con una patologia talvolta degenerativa, spesso degenerativa, insomma, la situazione è ancora più seria. Sì, è vero. Ecco. E quindi se si può fare qualche cosa... quantomeno per bloccare. Per bloccare, sì. Questo è l'obiettivo, è sicuramente la strada da percorrere. Sì. Sentiamo chi c'è in linea adesso, dopo la nostra gentile telespettatrice di prima, la sua paziente. Sì. Perché la telespettatrice era la suocera. Esatto. Ha sentito come funziona così. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Anche a lei, signora. Ci dice il suo nome? Come? Certo che lo dico subito. Allora, io mi chiamo Teresa Troisi e sono qua, che sono molto felice, come puoi immaginare, perché dopo l'intervento del dottor Roberto Pinelli io veramente ho realizzato il sogno della mia vita. Ma cioè, che carina. Teresa, lei da dove chiama? Da Guarda, dove io ci... momentaneamente mi trovo fuori casa, però io abito a Santa Sofia, in provincia di Forlì Cesena. Ah, abbiamo una romagnola quindi. No, io non sono romagnola d'origine, io sono milanese d'origine. È una milanese però che però abitualmente vive sulla riviera romagnola. Esattamente, in alta collina, perché io abito a 900 metri. Adesso mi trovo a Rimini, ma per un'altra cosa. Ma che bello. Fantastico. Bello. Sì. Bei posti. Allora, no, le conosco bene, andavo a San Patrignano tante volte, quindi conosco quelle colline. Certo. Allora, bellissimo. Teresa, come mai questa cosa è la realizzazione del sogno della sua vita? Perché lei ha sempre sognato di vederci bene? Sì, allora io da tantissimi anni, perché ne ho qualcuno, e da quando poi mi sono dovuta mettere gli occhiali, io ho sempre avuto molta difficoltà, nel senso che mi sentivo sempre ingombrata e quindi speravo sempre di poter riprendere la mia vista normale. E ho fatto tante cose, però è stata una cosa magnifica che a fine gennaio una mia amica mi ha mandato un link, il suo link, cioè della sua trasmissione, e mi ha detto: guarda un po' che cosa fa questo medico. E io ho visto e io sono rimasta fulminata nel vero senso della parola, e ho detto: il mio cuore mi ha detto vai là, che è il posto. Queste sono le parole che ho sentito dentro di me, e io ci sono andata. Sono andata il 4 di aprile e il 6 sono tornata da sola, visto che ho fatto tutto il viaggio da sola, con tranquillamente a casa mia. Che donna in gamba. Senta Teresa, ma senza essere troppo indiscreti, possiamo sapere quali erano i suoi problemi, i suoi difetti? Non ricordo. I difetti erano duplici, triplici, forse il dottor Pinelli si ricorda. Comunque io ho praticamente l'ipermetrope, presbite e astigmatica. Ricordo bene. E come io ti ricordo bene. Io ricordo bene anche tanto. La casa, 900 metri in mezzo alla natura, il legno, ricordo tutto. Ti manderò qualche foto nuova bella. Esatto, l'aspetto.
aspetta. Certo. E comunque è stata una cosa. Sono felice. È stata una cosa rapida, a parte che tu sei una persona speciale a prescindere, ma ricordo bene anche questa cosa veloce in cui poi sei tornata subito, hai fatto subito le cose, hai fatto subito un salto ulteriore, sì, che tu già avevi già fatto peraltro nella, sì, tua vita. Però ecco, con l'occhio adesso si è aperta un'altra. Io penso proprio di sì. Guarda, quando poi l'ho detto a mio figlio il giorno stesso che ero lì venerdì sera, ho detto: mamma, ma come hai fatto? Cioè, e poi chiaramente mi ha visto il giorno dopo e ha visto che appunto ero priva di occhiali, e quindi insomma mi è piaciuto, cioè sono felice, dico la verità, è un'altra vita, veramente un'altra vita. Bene. Ti ringrazio e ringrazio il tuo genio, ringrazio la tua creatività, ringrazio la luce, che sai che poi io insomma adoro la luce, quindi e so che la luce può far guarire, fa guarire proprio della medicina del futuro. Sì, quindi, sì. Sì. Questo lo dico molto volentieri e sono convintissima. Poi adesso sono proprio un essere vivente che ha fatto questa esperienza. E guarda, la sto estendendo, perché penso che sia venuta già anche una mia amica da te. E sì, stasera stavo parlando qui in albergo con un'altra persona, mi fa: però dammi l'indirizzo. E va bene, spero proprio che vengano, perché grazie. passaparola funziona sempre. Mi fa piacere se anche noi abbiamo fatto da tramite. Teresa, sento dalla voce che lei è una donna affascinante, molto interessante. No, insomma, questo non e lo so. Quindi, sì. Sono molto curiosa e ricerco sempre il perché della mia vita. Quindi sì, ecco, diciamo così. Bene, ma a me piace che piano piano scopriamo. Io la vedo, che... io l'ho vista per molto tempo, signora Antonella, l'ho vista e mi piacciono molto le sue... diciamo trasmissioni, che carine, perché veramente meno male che c'è qualcuno che li fa, meno male che qualcuno sveglia noi, quindi dà delle input nuovi, delle conoscenze nuove, delle informazioni nuove, poi uno poi decide chiaramente. Chiaro. Sì. Dai, adesso grazie, però io che bello, davvero. Grazie per questa telefonata, grazie. Aspetto, grazie le foto, aspetto le foto della casa, ulteriori te foto, la, mi raccomando. Te la mando. Guarda che vengo poi un giorno a prendere un tè. Ma guarda, lo sai che è disponibile. Va bene, va bene. Per i tuoi figli, anche per tua moglie. Sapete che vivere in collina è un po' il mio sogno. Ma che una meraviglia. Certo che veniamo insieme, veniamo a trovarti, volentieri. Bello, bellissimo. Bene, complimenti Teresa, grazie davvero. Ciao, grazie ciao, tanto. Ciao. Allora, ma che belle persone. Ha detto una cosa, ecco, una cosa incredibile, mi è piaciuta tra le altre, e ha fatto i complimenti a me, ma ha fatto i complimenti anche a voi. Beh, io sono imbarazzata, è bellissimo, però, perché stasera sono... è un tripudio di successo, ma di tutti. Sono imbarazzata. No, ma perché questa missione sta dando i frutti? Abbiamo diversi argomenti in comune noi, però vedo che anche con altri ospiti che lei ha, sì, c'è una convergenza di intenti, che stiamo cambiando un po' le regole del gioco, no? E stiamo andando in una direzione. Io sono profondamente orgogliosa. No, in cui crediamo, perché ma è tutto bello il nostro questo gruppo di lavoro fa questo con grande pazienza. Ma io stesso voglio dire, la prima volta. Lei ha usato una parola prima che mi è piaciuta molto. In maniera, bisogna lavorare oggi in maniera artigianale, no? Sì. Lo so che piacciono molto le grandi cose. Gli altri devono parlare di arte, network, così l'arte. Lasciamo stare. Però se si lavora quotidianamente con serietà, con semplicità. Io ricordo la prima volta che noi non possiamo permetterci altro, quindi siamo questi. Io ricordo la prima volta che venni qua, tantissimi anni fa, non mi ricordo più quanto, ma io avevo detto: ma che televisione no, è? No, ma il contrario, oppure io facevo l'oculista. E basta, cioè, comunque, ecco, per dire, e anch'io ho avuto una trasformazione, quindi questo è dovuto a una serie di continuità, empatie e di intenti, e c'è anche qualcosa di non visibile che conduce le persone. Sa, dottor Benelli, che c'era un tempo in cui non facevo medicina mica e mi sentivo elettrizzata, orgogliosa a intervistare quelli che lei ha citato prima, e VIP, fosse il personaggio politico, sì, del momento, l'attore, così.
mi sentivo gratificata, sì. E poi a un certo punto ho capito di essere vuota invece da questo lavoro. No, ma ho fatto anche cronaca nera, sa, ero appassionata di rapimenti e se riuscivo a veramente incredibile, ore e ore di appostamento, sì, in sì, certe sì, cose. Sì. Insomma, per cui voglio dire, quello è il mio passato. No, però, oggi ecco, il mio presente è questo e spero che sia anche il mio futuro, magari non per tempo limitato, e sono contenta di incontrare persone che piacciono anche al mio pubblico. Siamo tutti in evoluzione. E sa che abbiamo finito il nostro tempo. No, aspetta, ancora un secondo. No, però perché adesso mi sto divertendo, però mi spiace che sia finita. È sempre troppo breve, sembra lunghissima, ma in realtà. Sono ecco, le nostre due ore canoniche. Sì, però due cose. Anch'io stamattina, ad esempio, in vari giorni, stamattina ho operato un VIP che adoro. Diciamo Fabrizio, ti saluto, ti abbraccio. Più avanti, se mi autorizzerai, dirò anche di te. Ecco, è veramente un personaggio, uno dei pochi al mondo nel suo campo, forse il numero uno assoluto. Ecco, però ho scoperto in lui dopo la umanità, la normalità. È un VIP, ma non è un VIP. Non so come dire, è veramente una cosa incredibile. Allora, e un'altra cosa che ha detto la nostra amica che adesso ha telefonato, dice: sono convinta che il futuro sarà, la luce sarà la terapia per quasi tutto. Ecco, questa è un'intuizione incredibile, cioè lei ha detto una cosa vera. Noi lo dobbiamo dimostrare sul campo, però lei ha detto la luce arriverà a curare tutto. Io poi aggiungo e la nutrizione intelligente. Ecco. Va bene, vi ringrazio molto per l'attenzione, ringrazio anche il mio team di lavoro, ovviamente sono molto grata al dottor Pinelli che si fa anche questi viaggi sì, continui per gratificarci della sua presenza, e l'appuntamento è esattamente fra un mese, esatto, ricordatevi, il secondo venerdì noi siamo qui in diretta.